radiofonica.com. Dunque, la lecture di oggi riguarda l'aspetto europeo della crisi finanziaria, della recente crisi finanziaria. L'aspetto europeo della crisi è caratterizzata essenzialmente dalla crisi del debito sovrano legata alla crisi bancaria. Quindi sono due aspetti della stessa crisi in cui una rimbalza sull'altra. Le difficoltà del debito sovrano determinano la crisi delle banche e la crisi delle banche si ripercuote a sua volta in un peggioramento della crisi del debito sovrano. Dalla crisi ci siamo in parte usciti, non del tutto, ma in larga misura la fase più acuta della crisi è stata superata, e questo grazie all'intervento della Banca Centrale Europea. E la Banca Centrale Europea, che a un certo punto è intervenuta sui mercati con operazioni non tradizionali di politica monetaria, che hanno posto un argine verso la speculazione contro i debiti sovrani e anche contro le banche, quindi i titoli bancari. Questo ha consentito allora alla situazione che riguarda il debito sovrano di respirare sui mercati, cioè i titoli si sono apprezzati nuovamente, e a un apprezzamento dei titoli corrisponde una riduzione del loro tasso di rendimento, del tasso dell'interesse. Cosa che è molto importante, perché quando il tasso dell'interesse sale, e sale di molto, normalmente la differenza che c'è tra il tasso dell'interesse di un debito sovrano e il corrispondente tasso di interesse, per esempio per un titolo decennale di un paese considerato sicuro, come può essere la Germania, quella differenza esprime il cosiddetto spread. E nel periodo più acuto della crisi, cioè nel 2011-2012, a cavallo in particolare tra il 2011 e il 2012, questo spread aveva raggiunto livelli molto elevati, tra i 550 e i 570 punti base, si dice, il che vuol dire che il titolo, il BTP decennale italiano, pagava intorno all'8%, che era un livello molto molto elevato. L'esperienza precedente della Grecia aveva insegnato che uno spread che superasse quel limite lì era pericolosissimo, perché poteva determinare la incapacità poi di un paese di rifinanziarsi sul mercato. Era quello che era successo alla Grecia. Quindi è successo un po' di panico anche in Italia in quel periodo, e conseguenza del panico fu anche il cambio del governo. Il governo Berlusconi, che allora era al potere, sto parlando del dicembre 2011, rassegnò le dimissioni e fu formato il governo Monti, il cui compito principale fu proprio quello di intervenire per invertire la tendenza verso l'aumento dello spread. Compito non facile, ma che piano piano, un mese dopo l'altro, ha dato i suoi frutti, grazie, come dicevo, al fatto che nel frattempo è intervenuta la Banca Centrale Europea, è intervenuto Mario Draghi in particolare, prima con un discorso nel mese di luglio del 2012, in cui aveva mandato un messaggio molto forte ai mercati, aveva detto che la Banca Centrale Europea era disposta a fare tutto il possibile, tutto il necessario per salvaguardare l'euro, perché l'attacco si configurava come attacco sui debiti sovrani, ma questo implicava che se uno Stato, anche solo come la Grecia, ma figuriamoci come l'Italia, cioè uno Stato molto grande, fosse stato costretto a uscire dall'euro perché non era più in grado di rifinanziarsi e quindi chiedere l'aiuto, l'intervento degli altri paesi dell'Unione Monetaria Europea, questo avrebbe destabilizzato l'intera situazione. Quindi una probabile, possibile implicazione poteva essere quella che l'intera Unione Monetaria si sarebbe trovata in difficoltà. A quel punto Mario Draghi intervenne con quella dichiarazione, lasciando intendere di fatto che la Banca Centrale Europea sarebbe intervenuta direttamente sui mercati
anche con operazioni di carattere straordinario e non usuali nella tradizionale politica monetaria della banca, per, lui disse, difendere l'euro, ma era ovvio che difendere l'euro significava implicitamente difendere i debiti sovrani. E così fu. Il successivo programma, che venne operativizzato a settembre di quello stesso anno del 2012, è un programma che si chiama OMT, Authority Transition Program, è un programma in cui la banca si impegnava a, nei confronti degli stati in difficoltà che ne avessero fatto richiesta, a intervenire comprando direttamente titoli sul mercato secondario. E questo fu sufficiente per calmare le acque, ridurre lo spread e riportare la situazione al controllo. Direi che poi tutta questa politica è stata completata più recentemente, cioè a partire dalla fine 2014 e inizi mese di marzo del 2015, con l'operazione di carattere straordinario più importante che la banca abbia messo in atto, e cioè il quantitative easing, che non è altro appunto che un'operazione di acquisto diretto sui mercati di titoli del debito sovrano, e non solo di titoli pubblici per la verità, perché il quantitative easing acquista anche titoli privati, quindi in questo modo finanzia anche gli investimenti delle imprese. E con l'entrata in forza del quantitative easing la situazione si è, dal punto di vista finanziario, quantomeno normalizzata. Noi oggi non corriamo rischi immediati che si riverifichi a breve scadenza una nuova crisi finanziaria, possiamo dire che siamo al sicuro, ma il punto interrogativo è fino a quando saremo al sicuro? E a questa domanda la risposta è che finché la banca centrale farà il quantitative easing non ci sono grossi problemi, e non è pensabile che si sviluppi un attacco speculativo sui debiti sovrani fin tanto che il quantitative easing va avanti. Però dal quantitative easing prima o poi si dovrà uscire, e quindi quello sarà il momento della verità. Lo stesso Draghi ha un mandato ancora di 2 anni. Quindi, ammesso che il quantitative easing duri per 2 anni, poi, passati questi 2 anni, si torna in condizioni più normali. Condizioni più normali vuol dire che i tassi di interesse, che attualmente sono precipitati anche al di sotto dello zero, noi abbiamo tassi negativi per i titoli fino a 3 anni, con scadenze fino a 3 anni. E questa è una situazione anomala, perché un titolo che paga un tasso dell'interesse negativo vuol dire che chi dà in prestito i soldi riceve alla scadenza, non solo non paga un interesse, ma paga un interesse negativo, cioè chi prende i soldi a prestito ha anche lui, invece che chi dà in prestito i soldi, un tasso dell'interesse. E questa situazione anomala non può durare molto a lungo. Draghi, da questo punto di vista, è stato molto esplicito quando ha detto che questa politica monetaria serve per i vari paesi, in particolare per l'Italia, per mettere a posto i suoi conti. L'Italia deve approfittare di questa situazione per imboccare un sentiero in cui si tenda quantomeno a ridurre il debito pubblico, non nel suo valore assoluto, ma come rapporto tra debito e PIL. Ecco, se si riesce a controllarne la crescita, quantomeno bisogna fare in modo che questo non aumenti, ma sarebbe opportuno una tendenza alla riduzione, anche se piccola, anche se minima, perché se questo accadesse, questo sarebbe un messaggio molto importante che verrebbe interpretato dai mercati come volontà da parte del governo italiano, con l'aiuto della Banca Centrale Europea, di tornare davvero a una situazione di normalità. A quel punto allora potremo dire davvero di aver superato la crisi economica, la crisi finanziaria. Finché questo non avverrà, la situazione resta un po' in sospeso, resta in bilico. Per adesso va bene, però non sappiamo fino a che punto la situazione potrà rimanere calma così come oggi. Radiofonica.com.